Bentornati nella cucina di Chef in Camicia. Oggi parliamo delle forme del gusto e prepariamo degli gnocchetti grano saraceno senza uova, burro e salvia. Iniziamo subito perché è una ricetta perfetta per questa stagione. Accendiamo subito il fuoco e in questo piccolo pentolino mettiamo 200 ml di acqua e la portiamo a bollore. Aggiungiamo anche un pizzico di sale, perché questo sarà il sostituto del nostro uovo, che quindi darà elasticità al nostro impasto di gnocchetti fatti con farina 2 e grano saraceno. Molto bene, l'acqua è arrivata praticamente a bollore, fuori dal fuoco, farina 2 e farina di grano saraceno. Lavoriamo bene fino a ottenere chiaramente un composto elastico. Lo mettiamo a riposare in frigorifero per circa mezz'ora. L'impasto è diventato ben sodo, ne tagliamo un pezzettino. Guardate com'è bello elastico. Iniziamo a lavorarlo. Coltello e ne ricaviamo degli gnocchettini. Metteremo gli gnocchetti in padella con un pochino di burro e salvia, allungheremo con dell'acqua bollente precedentemente salata e porteremo a cottura, quindi direttamente in padella senza far bollire i nostri gnocchettini in pentola. I gnocchetti ce li abbiamo, prendiamo qualche cubetto di burro e qualche fogliolina di salvia che darà un profumo che si sposa molto bene col burro, ma anche con l'aromaticità delle farine. Facciamo sciogliere bene. Il burro, come potete sentire, sfrigola e c'è un sapore meraviglioso, un profumo fantastico di salvia. Andiamo con gli gnocchetti nella nostra padella. Diamo una girata e adesso sfumiamo con l'acqua bollente e completiamo la cottura direttamente in padella. Un minutino e mezzo per portare a cottura. Spegniamo i fuochi. Facciamo una saltatina veloce e adesso aggiungiamo un grana padano DOP riserva direttamente in padella, non tantissimo perché poi lo metteremo anche in finitura, ok, questo è sufficiente. Un'altra saltatina, cremosissimo, profumatissimo, e adesso impiattiamo. Andiamo a impiattare i nostri gnocchetti che sono bellissimi, mi hanno preso anche questo colore leggermente ambrato. Abbondiamo perché questo è un piatto che va mangiato, un piatto goloso, soprattutto fuori fa freddo e quindi bisogna scaldarsi. Aggiungiamo adesso una grattatina leggera di pepe nero, qualche nocciola tritata che darà un po' di croccantezza al piatto e ancora una velocissima spolverata di grana padano DOP riserva. Mi raccomando, mangiatelo finché è caldo perché questo è un piatto veramente buonissimo. Alla prossima, ciao!